Ciao a tutti e benvenuti in Doni della Natura. Finalmente questa rubrica, che è una delle mie preferite, riapre. Io sono contentissima, spero che lo siate anche voi. Oggi torniamo parlando di oleoliti. Come dice la parola stessa, l'oleolito è una preparazione cosmetica, fitoterapica, culinaria a base oleosa, quindi l'ingrediente principale è l'olio. Gli oli in genere prediletti per gli oleoliti sono quelli con catene di trigliceridi a lunghezza media, ma non entriamo troppo nell'ambito chimico perché diventa un po' noioso, mi rendo conto, non sono brava a far divertire con la chimica come bravo Dario Bressanini, purtroppo sono una persona un po' pallosa, per cui se non volete approfondire, vi basti sapere che nell'articolo che vi lascio giù nell'area info box vi ho portato qualche esempio di olio adeguato, ma comunque potete utilizzare tutti gli oli che volete. Sostanzialmente l'oleolito è un olio potenziato, viene potenziato mediante l'immissione all'interno dell'olio che abbiamo scelto di una parte di pianta che ha determinate proprietà, in modo che l'olio vada ad assorbire queste proprietà e farle proprie. Per cui nel momento in cui andiamo ad applicarlo per uso topico oppure a utilizzarlo nelle nostre pietanze, avremo anche gli effetti benefici delle proprietà che l'olio ha assimilato dalla pianta. Di una pianta destinata a un oleolito possiamo utilizzare tantissime parti. Possiamo utilizzare le foglie, ovviamente, i rametti verdi, quindi quelli giovani, i germogli. Possiamo utilizzare i fiori, possiamo utilizzare le bacche e i frutti, possiamo utilizzare le radici, soprattutto quelle come la carota, come lo zenzero, che sono comunque corpose, ovviamente non le radici filamentose. E possiamo utilizzare anche la corteccia. Sostanzialmente l'unica cosa che non possiamo utilizzare per la preparazione di un oleolito è la parte lignea, ma tutto il resto sì. L'oleolito è un preparato che possiamo realizzare pure in casa. La metodologia di preparazione è estremamente semplice, però ovviamente ci vogliono delle piccole accortezze. Per quanto riguarda la pianta scelta per realizzare l'oleolito ci dobbiamo assicurare di una serie di cose. In primis che non sia stata trattata con pesticidi, fertilizzanti e tutte quelle cose chimiche con cui spesso vengono trattate le piante ornamentali. Spesso mi capita di leggere nei forum o in giro su internet ragazze che si preparano ad esempio l'acqua di rose oppure l'oleolito alle rose utilizzando i petali delle rose che gli vengono regalati nei mazzi di fiori, magari alla tesi, a un matrimonio, alla nascita di un figlio, eccetera. Assolutamente no. Tutte le piante che provengono dai fiorai sono trattate con pesticidi perché il pesticida è il metodo più veloce per impedire che gli insetti nocivi facciano danni. E nel momento in cui andiamo a immergere il nostro petalo trattato a pesticida in un'acqua che deve diventare un'acqua vegetale oppure nell'olio per fare l'oleolito, l'olio assorbirà automaticamente, insieme alle altre sostanze, anche il pesticida. Quindi, nei casi migliori, andiamo comunque ad ottenere un prodotto che non è naturale, non è puro, si può alterare prima perché il suo equilibrio chimico è differente da quello che sarebbe quello naturale. Nei casi peggiori rischiamo di andare ad intossicarci, soprattutto se questo oleolito viene utilizzato anche per uso alimentare, perché gli oleoliti vengono utilizzati sia per la fitoterapia, sia per la cosmesi, sia per uso alimentare. Quindi procuratevi le piante in erboristeria, dove ovviamente si hanno materiali provenienti da produzioni dove si sa che il prodotto è destinato a un uso cosmetico o comunque a un uso interno e non al semplice uso ornamentale. Oppure se avete scelto una pianta che cresce spontanea, potete andare a raccoglierla da soli. Secondo piccolo appunto sulle piante per gli oleoliti, lavate bene la parte di pianta che avete scelto di utilizzare per eliminare la polvere, i residui, eventuali escrementi di animale se si trattava di una pianta che si trovava all'esterno. Li lavate per bene, anche perché anche quando provengono dalle erboristerie non è sempre detto che la conservazione in magazzino le abbia protette dalla polvere. Magari il pacco era grande, era un prodotto sfuso, viene conservato leggermente aperto, si crea comunque quel pochino di polvere che è meglio ad andare ad eliminare, perché nella polvere ci sono tutta una serie di microrganismi che
che vi vanno ad alterare prima l'oleolito e penso che a nessuno piaccia mettersi sul corpo o mangiare olio, piante e polvere. Quindi lavate bene, asciugate con delicatezza ma accuratezza e lasciate essiccare queste piantine, questi ramoscelli, per almeno mezza giornata. Deve essere un'essiccazione parziale, nel senso non la dovete proprio far seccare la pianta, ma si deve ridurre la quantità di acqua che contiene. Soprattutto quando parliamo di oleoliti realizzati con i germogli, che sono molto acquosi, con i fiori, oppure con i frutti. O magari con radici come lo zenzero, che appena colto tende ad essere molto più acquoso rispetto a 1 o 2 giorni di stagionatura, diciamo così. Altro appunto, i contenitori in cui preparate gli oleoliti devono essere sterilizzati. Lavarli soltanto con il sapone non va bene perché non è disinfettante, potrebbero restare dei residui batterici che non vedete e che poi vanno a danneggiare l'oleolito, invalidando tutto il vostro processo di preparazione. Sterilizzateli nell'articolo che vi ho lasciato giù nell'area info box, trovate nel dettaglio anche la sterilizzazione dei contenitori. E come si prepara un oleolito? Ci sono varie metodologie. Quella che io personalmente prediligo è anche quella un po' più lunga, ma è quella che va a alterare meno l'equilibrio chimico della pianta che andiamo ad immettere, e si tratta del processo per macerazione, quindi è a freddo, non fa uso di calore e questo permette che l'oleolito assorba anche quelle sostanze termolabili che con il calore andrebbero perse. Come si fa l'oleolito per macerazione? Si prende un contenitore sterilizzato, si mette tagliata a pezzettini grossolani la parte di pianta che abbiamo scelto e la si va a ricoprire con l'olio che abbiamo selezionato. Dopodiché si chiude il coperchio e si mette a riposare in un ambiente chiuso, asciutto, lontano dalla luce. Questo per un periodo che può andare dai 15 ai 40 giorni. Quotidianamente si apre il mobile, si agita un pochino il contenitore con l'olio e la pianta all'interno, si ripone di nuovo e si attende che sia passato il periodo di macerazione. Terminato il periodo, si prende un altro contenitore sterilizzato, possibilmente di vetro scuro, in modo che anche successivamente, alla fine della macerazione, il contatto dell'olio con la luce sia estremamente ridotto. E si filtra l'olio in modo che nel contenitore ci sia soltanto l'olio, senza particelle residue di pianta. Da quel momento in poi l'oleolito è utilizzabile orientativamente per 1 anno se viene conservato come si deve. Esistono anche metodi di preparazione più rapidi che fanno uso appunto del calore, come la preparazione dell'oleolito per decotto o per infuso, che sostanzialmente è come preparare una tisana, però con l'olio invece dell'acqua, e anche il metodo della cosiddetta digestione solare, ossia una via di mezzo tra la macerazione a freddo e la macerazione, chiamiamola così, per uso di fonti di calore, facendo uso del calore del sole. Però questi 3 metodi, per non rendere il video lunghissimo e anche un po' noioso, sono descritti bene nell'articolo, quindi se vi interessano li potete leggere là. Il mio suggerimento è sempre di preparare un oleolito per macerazione, perché è quello più completo. La cosa importante è che gli oleoliti vanno conservati in un luogo fresco e asciutto, senza umidità, lontano da fonti di luce e fonti di calore. Molto spesso vedo persone che magari tengono gli oleoliti sulla mensola della cucina, oppure vicino a una finestra. Ho visto anche scene aberranti di oleoliti pronti che non venivano filtrati, quindi non veniva eliminata la piantina da dentro. Molto estetico, per carità, bellissimo da vedere, ma non è funzionale e l'oleolito ha uno scopo funzionale. Per cui, chiuso, ombra, niente umidità, eccetera. E personalmente vi sconsiglio di tenerli in cucina perché i vapori della cucina sviluppano sbalzi termici a causa del calore e umidità. Io personalmente li tengo qui in soggiorno, nel mobile coperto da questo telo che è lontanissimo
dall'angolo cottura e dai fornelli. Lo terrei volentieri nella mia stanza, ma la mia stanza, essendo esposta al nord, tende ad essere un pochino umida, quindi mi sono dovuta arrangiare, ma nel mio piccolo ho fatto quello che potevo. E questo mobile che contiene gli oleoliti non è baciato dal sole, è perché è lontano anche dalle finestre. Gli oleoliti possono essere utilizzati esattamente come gli oli normali, quindi per gli impacchi nutrienti pre-shampoo, come leave-in, come emolliente per la pelle, quindi in cosmesi hanno esattamente le stesse applicazioni che normalmente facciamo per gli oli, però essendo ovviamente potenziati daranno dei risultati migliori, tra virgolette, e differenti. Sull'oleolito diciamo che c'è un pochino da studiare, vi dovete mettere un pochino con un bel libro che vi parli delle varie proprietà delle erbe e capire un pochino qual è l'erba che fa più al caso vostro. Si possono utilizzare anche le erbette ayurvediche per ottenere appunto un olio che abbia anche le proprietà dell'erbetta ayurvedica, quindi veramente vi ci potete sbizzarrire come vi pare. Prima di concludere il video vorrei fare un piccolo focus per i meno esperti, per le persone che sono ancora all'inizio, alle prime armi e magari non hanno tutte queste competenze erboristiche, chimiche, eccetera eccetera, e che quindi si sentono un pochino persi in questo mondo che è completamente nuovo per loro. Ed è molto spesso gli oleoliti vengono definiti semplicemente oli. In passato li chiamavano tinture oleose oppure oli aromatici. Adesso per esempio vi può capitare di leggere in un post, in un forum oppure di sentire in un video l'olio di rosmarino oppure ecco l'olio di calendula. Per esempio molte persone mi hanno chiesto qual è la differenza tra l'olio di cocco e l'olio di tiare, che è un olio fantastico. In realtà tutti questi che ho nominato, tranne ovviamente l'olio di cocco, sono degli oleoliti, quindi sono oli normali come quelli che vediamo tutti i giorni, in cui è stato immesso il rosmarino oppure la calendula oppure il tiare. Quindi quando leggete olio di seguito dal nome di una pianta che normalmente conosciamo come un fiore o come un frutto, allora si tratta di un oleolito, salvo si tratti per esempio di un frutto che è di per sé oleoso. Ad esempio l'olio di arachidi è un olio ottenuto dalla spremitura delle arachidi, quindi non è un oleolito. Cercate, quando avete qualche dubbio, magari di andarvi ad informare digitando invece di olio di rosmarino, per esempio oleolito di rosmarino. Se vi esce il risultato al riguardo sul web, si tratta di un oleolito e quindi è qualcosa che potete tranquillamente preparare in casa anche voi. Detto questo, io penso di avervi detto tutto, quindi noi ci lasciamo qui. Ci vediamo martedì prossimo con il prossimo video. Nel frattempo io non posso che augurarvi un buon fine settimana. Ciao!